siamo alla fine dell'anno 2013, il momento di fare un bilancio di quanto realizzato dall'amministrazione provinciale, in particolare per i territori dell'area nord di Napoli. Sì, ci si guarda attorno e si fa un bilancio del lavoro svolto. Io partirei dal liceo Cartesio di Villaricca, liceo scientifico, che è un fiore all'occhiello per la nostra area. È stato inaugurato a fine anno 2012, ma quest'anno siamo riusciti con nuove risorse a avviare poi i lavori per la realizzazione della palestra, dell'aula magna e dei laboratori informatici, che rendono oggettivamente una struttura, credo, tra le più importanti di tutta la provincia. Sempre nell'edilizia scolastica siamo riusciti con gli avanzi di amministrazione a spostare 2 milioni e mezzo e completare quello che era un progetto ormai abbandonato per la realizzazione del liceo Segre di Marano, che oggi esiste ma è in una struttura in fitto passivo, quindi inizio anno nuovo si avvieranno i lavori per il bando di gare, quindi un po' alla volta potremo vedere anche la realizzazione di un nuovo liceo, anche ancora un altro liceo a Napoli Nord e in particolare a Marano. Questo per quanto riguarda il settore scuola. Un altro settore sul quale la provincia investe risorse importanti è sicuramente quello della viabilità. Sì, qui abbiamo fatto diversi risultati, anche in accordo con i vari sindaci e i comuni dell'area. Con Melito e Mugnano abbiamo trovato un accordo per cedere un tratto di circonvallazione, così come in passato è stato fatto per Villaricca. Noi ci occuperemo, come dire, della messa in sicurezza, della riqualificazione del manto stradale e di tutto il tratto della circonvallazione. E loro ne acquisiranno, come dire, la competenza e la manutenzione negli anni, modo per migliorare quel tratto di strada che è diventato oggettivamente obsoleto. Stesso discorso è stato fatto per la via Liquaria di Qualiano, dove abbiamo appostato oltre 1,5 milioni di euro e più saranno aggiunte altre risorse per il rifacimento anche dei marciapiedi. Quindi marciapiedi nuovi, manto stradale nuovo, messa in sicurezza e cediamo la strada al comune. La stessa proposta l'abbiamo fatta anche al comune di Villaricca, spero possa accettare in questi giorni perché c'è un altro tratto di via Liquaria, modo per completare e migliorare queste strade che altrimenti restano le vecchie strade provinciali, invece così, come dire, entrano nel tessuto urbano. Un altro progetto importantissimo, votato già in Consiglio provinciale, dove abbiamo stanziato 1.200.000 euro per realizzare quello svincolo della perimetrale di Melito, uno svincolo che si aspettava dall'inizio della realizzazione dell'asse mediano e che i primi mesi dell'anno nuovo, mi garantiva il dirigente, sarà messo a bando di gara. Quello Stato svincolo. bloccato per un po' di Sì, tempo. assolutamente. Questa amministrazione ha voluto individuare le risorse, prima in commissione e poi con l'assessore, le risorse per realizzare questo progetto. È un progetto che darà grande respiro a quello che è un tratto che è sempre molto congestionato dal traffico. Per liberare le strade dal traffico, dobbiamo chiaramente incentivare quello che è il trasporto pubblico. Anche su questo fronte, l'amministrazione provinciale ha fatto dei passi in avanti in questo anno 2013. Allora, in particolare io partirei dalla ricapitalizzazione della CTP. Abbiamo La ricapitalizzato, compagnia trasporti pubblici che è che è di di competenza proprietà della della provincia, provincia di Napoli. e abbiamo ricapitalizzato la società salvando in primis tutti i dipendenti, anche Che sono perché tanti, insomma, parliamo di oltre quasi 1.000 dipendenti, insomma. quasi ora siamo arrivati a 850 dipendenti. Dipendenti, cioè un'azienda che ha migliorato la performance rispetto agli anni passati, sia dal punto di vista dei servizi che dal punto di vista del bilancio. Quindi l'abbiamo ricapitalizzata e l'abbiamo in primis salvata. Con il presidente siamo arrivati alla decisione di acquisire una parte delle linee di ANM, in modo particolare quelle dell'area giulianese. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un tavolo istituzionale tra i sindaci dei comuni a Napoli Nord, il presidente CTP e il sottoscritto. Abbiamo capito quali possono essere le esigenze del territorio. Quindi dal nuovo anno saranno rinforzate le linee di collegamento tra i nostri comuni, quindi Villaricca, Melito, Mugnano, Qualiano e Marano, con le metropolitane di Chiaiano e Mugnano stessa. E da subito siamo riusciti a realizzare quella che era una richiesta dei nostri cittadini, un collegamento con l'area Filia e il nuovo distretto sanitario di Villaricca, che è stato spostato, prima era in un'area periferica, oggi è stato spostato più nel centro della città. Quindi abbiamo creato un collegamento apposito con una linea dell'M10 e una stazione lì proprio nell'immediatezza, quindi una risposta immediata. Quindi viene meno l'impegno del Comune di Napoli perché ANM lascia libere quelle Esatto. linee, interviene invece la provincia nel garantire un collegamento tra i Assolutamente. comuni a nord di Napoli E e il le metropolitane, capoluogo e le assolutamente. metropolitane in particolare. Assolutamente, Quindi la richiesta che arriva dalla provincia è proprio questa. passiamo invece al settore sociale, economica e società. Completiamo con
Due passaggi veloci. In questi giorni votiamo il piano industriale che salva 330 dipendenti dell'ASUB, vengono trasferiti in Armena e un fiore all'occhiello di questa provincia è il trasporto scolastico per disabili. Ancora una volta aumentiamo la disponibilità economica, arriviamo a 1.400.000 euro e serviamo oltre 300 ragazzi. 300 ragazzi con delle disabilità riescono ad arrivare a scuola ed è un progetto pilota della nostra provincia unico in Italia. Con questo, diciamo, aspetto di carattere sociale, poi ho quindi l'occasione per fare gli auguri di Natale e di buon anno nuovo a tutti i nostri amici e quelli che vorranno continuare a seguirci. Grazie al consigliere Guarino e buon Natale a tutti.